Un intervento altamente spettacolare e allo stesso tempo delicato, quello portato a termine questa mattina dai tecnici di Veneto Strade. Attorno alle 10:30 sono iniziate le operazioni di posa del cavalcavia sul cantiere della SP6 dei Lessini, all'altezza di Quinto, per concludersi un'ora più tardi. Posizionata una trave d'acciaio lunga quasi 60 metri, larga 10, del peso di oltre 150 tonnellate, prima sollevata, poi traslata e infine posata su dei plinthi in cemento armato, grazie all'ausilio di una gru particolare, di cui esistono solo due esemplari in Italia, come spiega l'ingegner Alessandro Zago, responsabile di cantiere. Attualmente è la più grande del suo settore, quelle di tipo telescopico ovviamente. In questo caso questa gru porta 750 tonnellate di punta. Nella configurazione attuale ha uno sbraccio inclinato di circa 70 gradi. Attualmente il carico che dovrà sopportare sono 158 tonnellate, quindi molto inferiore rispetto alla sua portata. Presente sul cantiere anche l'assessore regionale Elisa De Berti, che ha ricordato alcuni numeri relativi al prolungamento. Sono operazioni straordinarie che non si vedono tutti i giorni. Un'opera della lunghezza poco più di 2 km, del valore di 19 milioni e mezzo, interamente finanziati da Regione Veneto. Ma un'opera assolutamente importante e fondamentale per tutta la Val Pantena, ma anche per la Lessinia. Ed è la stessa De Berti ad assicurare la conclusione dei lavori del primo stralcio, fino a Poiano, per la primavera del 2019. Assolutamente sì, e sarà credo una festa grande per tutta la valle, ripeto, anche ma per tutta la Lessinia. Al primo stralcio, finanziato dalla Regione Veneto per un totale di 8 milioni e 200 mila euro, dovrà seguirne un secondo per il collegamento da Poiano fino alla tangenziale est, per un costo complessivo di 20 milioni. È evidente che sarà necessario, e di questo ne stiamo già parlando, proseguire per il completamento dell'opera fino ad arrivare al congiungimento totale della tangenziale. Emozionati il presidente dell'ottava circoscrizione, Dino Andreoli, e l'ex presidente Enrico Corsi, tra i primi a parlare dell'opera circa 20 anni fa, quando ricopriva il ruolo oggi di Andreoli. Sì, mi prendi in un momento emozionato, anche perché un'opera di queste dimensioni, la posa di un ponte così mastodontico, io non l'ho mai vista e voglio proprio essere curioso e vedere, essere presente il giorno che metteranno questo tassello fondamentale per questa nuova arteria. Sì, questo è un grande risultato non solo mio, ma anche grazie al lavoro delle imprese del territorio, dei sindaci, un lavoro di squadra che oggi ha permesso la realizzazione di questa infrastruttura indispensabile per lo sviluppo della Valpantena, ma anche dell'intera Lessinia.